coglio acidità. E questo deve essere il doppio cheeseburger che ho preso sulla spiaggia, vedi? Un macigno. Qui c'è nessuno, io mi libero. Lei è una brutta persona. An ugly person. Il cheeseburger è peggio dei peperoni, si sanno. Papà, raggiungo degli amici a Miami. Giulia, senti. Ciao. Giulia. Welcome to Miami Beach University. Mi senti? No, purtroppo stasera niente burraco, sono a Miami. Ma non ci facciamo ricordare. Spegnilo, papà. In mezzo a sta banda di matti, ma qua nato. Oh, oddio, mio padre. Da chi stavi scappando? C'è uno che mi dà il tormento. Dica, che fa, scusi? Oh my God, ma non era partito lei? Le locote avevano esaurito i posti? Col figlio dello scarpaio. Sei andato a letto col nemico? Oh. Sorry. Lo scarpare c'ho 48 la piada, pianta larga, per cui se te vi accarci te faccio male. Ah. Oggi va tutto storto. Oddio, acidità. Lei è una brutta persona. Tu pretendi di cercare una ragazzina di 17 anni scappata qua a Miami alle 9 di mattina? Ma quella alle 9 di mattina va a dormire. Magari stasera va in locale, farà sesso sfrenato. No, non gioca su ste cose che a me mi salza la pressione. Mi si è rotto il tacco, oh my God! Io mi sono rotto il cazzo, oh my God, andiamo! No, no, è illegale. Non ti preoccupi. E invece mi preoccupo. Madonna, che fiata! I'm your master and you are my slave. Ah, ma che sta a fare? 50 sfumature di grigio? Potrei piacere ancora. Te no, ma la carta di credito tua sì, però. Vaffanculo. Mandiamo un selfie alla mamma. Un selfie? O sento sta pulciera? A Sabaudia. E noi indostiamo? A Miami Beach. C'è l'audio? È un selfie, papà. Appunto. E rimaniamo in tema di commedie, perché quest'anno ci sono tanti film divertenti da non perdere. E vi do qualche titolo assolutamente da vedere se volete farvi due risate. Allora, vi consiglio il nuovo film dei fratelli Coen, Ave Cesare, con George Clooney, Josh Brolin, Scarlett Johansson, Channing Tatum e Ralph Fiennes. Il film è una critica abbastanza spietata allo show business. Divi idioti, attrici sbandate, bellocci incapaci, sceneggiatori cospiratori e Cristo che sta a guardare. Poi continuiamo con Robert De Niro, perché sarà il Dirty Grandpa, cioè il nonno scatenato di Zac Efron. E De Niro è più sboccato e scatenato che mai in questo film. Efron cerca di stargli dietro conservando una certa dignità, no? Anche quando balla la Macarena nudo e strafatto di crack. Poi, se non l'avete ancora visto, una commedia da vedere con le amiche è Single ma non troppo, con Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie e Leslie Mann. Le ragazze che cercano l'amore nella grande mela scoprono che nel frattempo non è un reato concedersi qualche scappatella. A luglio poi vedremo la grande Melissa McCarthy in Boss come Michelle Darnell, la businesswoman più potente d'America che perde la sua fortuna dopo essere stata accusata per truffa. Per ricostruire il suo impero si lancerà in un nuovo settore e chissà cosa succederà. Per i fan della commedia musicale vedremo una interessante coppia composta da Emma Stone e Ryan Gosling in La La Land, diretto dal regista di Whiplash. Lui è un pianista jazz che si innamora di un'aspirante attrice di Los Angeles. Per oggi è tutto, troverete altri dettagli nella descrizione del video. E fatemi sapere qual è il film che fino ad oggi, quest'anno, vi ha fatto ridere di più. Sono curiosa, dai. Ciao, a presto!